sarebbe da falsi dire che non pensiamo a questa partita in modo particolare, ma la nostra forza in questo momento deve essere quella di cercare di prepararla al meglio, come abbiamo sempre fatto, ma con molta serenità, con molta tranquillità. Sappiamo che ci servono 3 punti, ci sono 4 partite, e quindi non bisogna, secondo me, caricarla di eccessivi stimoli o pressioni. È una partita bella da giocare, importantissima per noi, per la nostra storia, per la nostra città, però con molta serenità, la viviamo con molta serenità e cerchiamo di prepararla al meglio. Sento qualche vocina dalla parte opposta, magari che la stanno caricando, secondo me, oltremodo, ma a noi non ci tocca. Spero veramente che sia una partita bella, ma credo che sia così, perché in campo vanno 2 squadre che hanno fatto benissimo fino adesso e che vorranno fare bella figura davanti al loro pubblico e magari in prima serata, quindi credo che sia una bella partita. Voglio ricordare che quella partita lì è stata giocata dopo una riunione fatta con l'arbitro, con Armando Verna e con Marcolini, quindi sento che dire che solo noi volevamo giocare quella partita lì, ma era totalmente l'opposto. È stata una decisione di comune accordo e poi siamo stati bravi, fortunati, quello che volete, a portarcela a casa, però sento dire tante cose che solo noi volevamo giocarla, ma non era assolutamente così. Spero che venga veramente più gente possibile, perché uno stadio pieno è la degna cornice di una partita già importante prima, e figuriamoci venerdì sera. Va ricordato che non è assolutamente una partita già scritta, assolutamente. Affrontiamo una squadra che sta bene, che ha vinto a Novara in un campo veramente difficile, che ha trovato una quadratura, che già era una squadra forte prima dell'avvento di Novellino. E adesso è molto probabilmente anche più quadrata, più cinica, non ha niente da perdere, è serena e per noi sarà una partita molto, ma molto tosta.